Siamo a Treviso, alla casa di Cavallesi, dentro una grande mostra della DEM che si chiama Art Ambassador. Siamo di fronte a un'opera di De Su, che sarebbe un artista che da un po' di tempo frequenta le mostre della DEM e che in qualche maniera ha una forte ispirazione verso la pop art. Le sue immagini sembrano avvicinarsi un attimino al percorso di Roy Lichtenstein. Vediamo che c'è anche una grande abilità nella disposizione dei colori, c'è sempre un senso dell'equilibrio. Questo senso piatto delle forme è un senso, secondo me, penso che l'artista lo viva come un senso di appartenere al mondo dei giovani. Ecco, noi quando vediamo adesso anche per le strade dei murales, quelle pitture che vengono fatte insomma sui muri della città, noi vediamo sempre questo genere di linguaggio, vediamo delineato anche abbastanza bene una forma, ma dipinta con una tinta piatta. E il tema climax che offre De Su è un tema che ci lascia un pochino perplessi, perché in qualche maniera lui racconta tutto questo frammentarsi della realtà, no? Dove elementi umani vengono a contatto con gli animali. Non so, mi sembra che l'uccello abbia incontrato un paio di occhiali da qualche parte. E lattine di Coca-Cola costituiscono un gioco per altri animali. Ecco, forse è l'ironia che ci sta mostrando questo artista. Questo artista, disporre le sue immagini con un linguaggio nettamente di pop art, ci mette un po' di ironia, che è forse probabilmente un elemento che può creargli e dargli uno spazio nuovo, innovativo, rispetto a un linguaggio che ha dato molto. Ecco, questo artista, De Su, lo incontrate qui a Treviso, alla Casa di Cavallesi, nella mostra DEM Art Ambassador.